Passiamo forse all'ultimo intervento, quello di Andrea Bruschi. Quindi Andrea Bruschi si è formato qui, anche qui a Pisa, e ha fatto la tesi di dottorato con Elena Fasano sulle accademie nobiliari in Francia, quindi sull'educazione dei nobili, soprattutto sulle discussioni culturali e politiche che si sono sviluppate attorno a varie proposte di creazione di istituti specializzati per l'educazione dei nobili tra la fine del Cinquecento e la metà del Seicento. Ha continuato a lavorare su questi temi e soprattutto si è spostato da qualche anno su categorie particolari di precettori di cui abbiamo un po' parlato, ma non tanto. Non sono i precettori di latino di cui ha parlato il professor Diaz questa mattina, sono professori di lingue straniere che hanno un'importanza grandissima nell'Europa dalla fine del Cinquecento, soprattutto quando molti nobili si dedicano ad impieghi politici o diplomatici, fanno il grand tour, che è anche un momento di apprendistato di costumi e di linguaggi, in tutti i sensi, linguaggi come lingue, linguaggi come modo di comportarsi, linguaggi come cultura politica e cultura in se stessa, e quindi oggi ci presenta i precettori di lingue straniere nella Francia del 600-700. Grazie, buongiorno a tutti. Sì, la questione dell'identità di questi personaggi in quanto gruppo, di questo gruppo di figure, è difficile, perché possono sì essere più considerati maestri che precettori. Si può dire che siano maestri di lingue, ma più in generale, come cercherò di spiegare, dei precettori di vita mondana, di cultura mondana, dei dispensatori di cultura mondana. Giusto per riprendere alcune problematiche del dibattito che è stato evocato prima del mio intervento, dal punto di vista proprio dei concetti e del lessico. Ciò che è certo è che questi precettori, i precettori di lingue moderne, di lingue volgari, attivi tra la fine del XVII e la prima metà del XVIII secolo, sono stati studiati a partire dai loro manuali e dai dizionari, soprattutto dal punto di vista bibliografico, lessicografico, grammaticale, linguistico e letterario. Ma sappiamo ben poco su chi siano questi pedagoghi, sulle strategie che mettono in atto per procurarsi allievi, sul pubblico cui la loro attività di insegnanti e di autori si rivolge e sulle pratiche reali di insegnamento che seguono. È vero, non esistono molti documenti d'archivio che possano fornirci da questo punto di vista dei chiarimenti, ricorrendo a fonti memorialistiche, a fonti epistolari, guardando al di là, sempre nell'ambito della loro produzione, delle grammatiche, dei dizionari, e ricorrendo anche alla stampa periodica, in particolar modo ai giornali di annunci, si può cercare di tracciare un quadro del loro operato, in particolare nel contesto della storia della nobiltà europea, perché naturalmente lo studio delle lingue straniere moderne rimane in questo periodo uno dei tratti non esclusivi, ma comunque molto molto importanti dell'educazione delle élite. Dunque, una riflessione su alcuni dei precettori di lingua, in particolar modo di italiano e di francese, indipendentemente dalla loro origine, quindi che siano italiani, francesi o di altra origine, quindi precettori di italiano e francese presenti a Parigi e in Francia a cavallo tra i due secoli, può illustrare alcuni aspetti della loro attività. Vorrei dunque prima cercare di spiegare chi siano questi maestri, illustrare alcuni aspetti del loro lavoro e poi, visto che stiamo parlando di itinerari del sapere, sottolineare gli elementi più direttamente
legati alla dimensione sovranazionale o transnazionale della loro attività. A partire dalla fine del XVII secolo, questi maestri, precettori, pedagoghi rappresentano un gruppo relativamente ben definito, almeno per quanto riguarda gli idiomi più richiesti, come l'italiano e il francese. Sono esperti dell'insegnamento linguistico. Da una parte, infatti, tra i professori di francese e di italiano, di cui conosciamo un po' la bibliografia, tutti i francesi operanti in Francia godono di un titolo ben preciso, un titolo rilasciato par brevet del re, quindi ufficiale, quello di secrétaire interprète. Sono probabilmente esterni alla Maison du Roi, cioè non fanno parte del personale fisso, dei funzionari fissi della corte francese, anche perché i loro nomi non compaiono, per quanto ho potuto constatare, nell'État de France, cioè in questi documenti a stampa ufficiali in cui vengono elencati i nomi dei membri della corte. Tra il 74 e il 1764 e 1702 i nomi e la carica di secrétaire interprète pour la langue italienne non compare. Però si tratta comunque di incarichi ufficiali, probabilmente temporanei, e senza dubbio non si sa molto di questa carica, ma probabilmente prevede compiti di interpretariato e di traduzione nei tribunali. Dall'altra parte, nelle opere che alcuni di questi pedagoghi hanno pubblicato, rivendicano per contrasto più o meno esplicitamente le proprie competenze rispetto a quelli che sono i maestri di lingua improvvisati, e tra i loro colleghi indicano naturalmente alcune figure di riferimento, un po' come quelle che oggi definiremmo delle scuole, si rivendicano come allievi dell'uno o dell'altro maestro. Di questi maestri naturalmente nelle pagine delle grammatiche tessono gli elogi, ma la questione diventa più interessante se dalle pagine delle grammatiche guardiamo anche documenti di diversa natura. Ci sono documenti che rivelano le tracce di vere e proprie rivalità interne al gruppo e che quindi confermano indirettamente una coscienza di appartenenza alla stessa categoria. Per esempio, nel 1729 un certo Monsieur de Lalande, precettore d'italiano e anche lui secrétaire interprète du roi, dà alle stampe un opuscolo intitolato Réfutation des faux principes répandus dans la grammaire italienne à l'usage des dames. Si tratta di un manuale appena pubblicato da un noto maestro d'italiano della capitale, di origine italiana, Annibale Antonini, salernitano. Ora, nel testo, Lalande non soltanto rimprovera Antonini di aver criticato Jean Vigneron, il maestro di Lalande, considerato, celebrato come il più grande insegnante di tutti i tempi. Antonini sarebbe colpevole anche di aver mentito sulle proprie origini, si è finto romano e dunque avrebbe mentito sulla qualità del proprio italiano allo scopo di procacciarsi allievi. E ciò che è interessante è che Lalande dichiara di parlare a ragion veduta perché, essendo colleghi e frequentando le stesse compagnie, ha avuto modo di conoscere direttamente Antonini. Dichiararsi seguace di un precettore già conosciuto appartenente alla generazione precedente può rivelarsi un mezzo efficace, ovviamente, di autopromozione. A Parigi i giornali di annunci, che erano rivolti soprattutto ai forestieri stranieri o francesi che arrivavano in città e che li rinviavano verso un bureau dove sarebbero stati informati degli indirizzi e dell'identità degli inserzionisti. Ecco, in uno di questi annunci, per esempio, pubblicato nel 1703, un certo Monsieur Didlet, che propone dei corsi di scrittura epistolare, questa volta probabilmente in francese, non è specificato, specifica in compenso il nome del suo maestro. Si tratta di Denis Veras d'Alet, che è all'epoca relativamente noto perché nel 1681 ha scritto una grammatica francese ed in più è autore di vari romanzi. I giornali di annunci rappresentano con le pratiche del passaparola e probabilmente anche con la fissione di avvii, che non sono però, per quanto ho potuto constatare, stati conservati, uno dei dispositivi di cui i precettori in questione si servono per procurarsi una clientela. Addirittura gli statuti del Journal de France, quindi di uno di questi giornali di annunci, ricordano che
uno dei loro scopi sarà quello di menzionare, cito traducendo, i migliori interpreti di ogni tipo di lingua e ne daremo di buoni anche per la nostra. Quindi si indicheranno nomi anche di buoni maestri di francese. Dunque si tratta effettivamente di annunci rivolti ai forestieri che arrivano in città. Sono comuni anche, meno rispetto agli annunci, ma comunque abbastanza diffusi nelle grammatiche, gli annunci autopromozionali inseriti direttamente nel corpo del testo della grammatica. Nel caso, per esempio, delle Remarques sulle principali difficoltà della langue française, 1673, di uno di questi maestri, Alcide Boncaz, l'avviso è incorporato nel testo che tratta dell'uso degli articoli. Ve lo cito rapidamente perché si tratta di righe, di linee, di un passo particolarmente rappresentativo di quello che è il mestiere di questi maestri. I greci utilizzano molto gli articoli, anche se la desinenza dei loro nomi varia in tutti i casi. Ai latini non importa molto, ma i francesi, gli italiani e gli spagnoli, di cui faccio professione di insegnare le lingue agli stranieri, così come la filosofia in francese, la storia, l'araldica, la geografia, la sfera e altre parti della matematica necessarie a un gentiluomo, non possono farne a meno. E poi continua con la trattazione degli articoli. Perché questa citazione è rappresentativa della loro attività? In primo luogo, nessuno di questi maestri insegna soltanto una lingua. Sono tutti insegnanti o di italiano e francese, oppure anche professori di lingue non latine, quindi di tedesco, di spagnolo, insomma, si tratta di personaggi in generale trilingui, almeno a giudicare dai corsi che propongono. In secondo luogo, non è soltanto l'insegnamento delle lingue straniere a definire questi personaggi in quanto gruppo professionale. Antonini fa parte di una generazione successiva, è attiva a partire dall'inizio del XVIII secolo e si specializza effettivamente nell'ambito dell'insegnamento linguistico, della traduzione e dell'edizione di classici italiani per stranieri. Ma i suoi colleghi più anziani della generazione precedente, quindi degli ultimi decenni del XVII secolo, svolgono un'attività ancora pluridisciplinare. Hanno cura di assicurare a un pubblico essenzialmente nobiliare, certo, l'insieme delle materie teoriche che un gentiluomo è chiamato ad assimilare in una seconda fase della sua formazione, la fase più mondana del suo iter pedagogico, che comincia una volta portato a termine l'iter formativo di base, che compiuto o sotto la guida di un tutore domestico oppure in un collegio. Questi personaggi, Boncaz, un altro precettore, un maestro di italiano e francese che si chiama Dubois, Lalande e tutti i loro colleghi, si incaricano dunque dell'istruzione dei nobili in tutte le discipline che questi non potrebbero trovare nelle istituzioni educative tradizionali. Oltre quindi alle lingue moderne, alle lingue volgari, la filosofia morale in volgare, la storia, la geografia, l'araldica, la matematica, soprattutto applicata alle esigenze belliche, le cosiddette fortificazioni. Dunque, con i maestri di danza, di musica, di scherma, anche i maestri di lingue piuttosto gravitano a Parigi in particolare intorno alle istituzioni che sono tradizionalmente frequentate dai nobili. Se i maestri di lingue straniere in Italia, soprattutto nell'Italia centro-settentrionale, trovano impiego in particolare nei seminari nobilium, in Francia l'istituzione di riferimento, il vivaio potenziale di clienti per questi maestri, sono le Académies d'Equitation. Proprio alla fine negli ultimi decenni del Seicento, le Académies pour la noblesse di Francia cominciano a specializzarsi quasi esclusivamente nell'insegnamento di discipline equestri e quindi cominciano a rinviare i propri allievi per discipline, per insegnamenti di altro tipo, a dei professori o maestri privati esterni
all'Accademia. Quello che ho trovato interessante è che dunque negli stessi manuali, nelle stesse grammatiche, l'Académie, gli exercices, i giochi, gli jeux nobiliaire, gli écuyers, gli scudieri, fanno il loro ingresso nel lessico e nella fraseologia che questi autori suggeriscono. Non sto a presentare citazioni o esempi perché forse non vorrei dilungarmi troppo. Per quanto riguarda la seconda parte della comunicazione, quella riguardante la dimensione itinerante di questo tipo, di questa tipologia di insegnanti, mi sembra chiaro da quanto ho potuto constatare che se i precettori di lingue sono considerati abbastanza qualificati per la formazione della nobiltà, è in primo luogo perché essi stessi hanno viaggiato. Questi spostamenti hanno permesso loro di assimilare ovviamente gli idiomi moderni, le lingue che insegnano, ma anche di acquisire una cultura mondana, una certa conoscenza degli usi e dei costumi delle corti europee, di cui attraverso l'insegnamento si fanno mediatori. E questo è un aspetto che i pedagoghi in questione tengono sempre a sottolineare. Alcuni di loro appartengono d'altronde essi stessi alle file della nobiltà. Jacques Dubois si presenta via via nei titoli, nelle prefazioni dei suoi scritti, cito che è un gentiluomo di Châlons-en-Champagne, si presenta, cito, come dottore in filosofia, maîtresse à l'Université de Cologne e insegnante di lingue moderne, prima a Colonia, in seguito per 18 anni a Parigi ed infine a Roma, dove conta tra gli allievi dei suoi corsi alcuni dei più importanti rappresentanti delle famiglie della città. E nel 1687 egli dichiara di aver svolto questa professione di maestro viaggiatore, di maestro itinerante, da più di 40 anni. Lo stesso si può dire di un altro precettore di italiano, Alcide Saint-Maurice. In parte legata a questi viaggi è anche la produzione sia di Boncase sia di Dubois, che servendosi probabilmente anche del materiale didattico che hanno a disposizione per i corsi di geografia, che dispensano la nobiltà, redigono una serie di relazioni, di resoconti, di dizionari relativi a paesi più o meno lontani, che poi vengono offerti o sotto forma di pièce manoscritte o come sotto forma di brevi pièce a stampa ai membri dell'aristocrazia francese o addirittura direttamente al re. Ma anche i precettori che non possono vantare titoli nobiliari si presentano al pubblico come savant in contatto continuo con l'aristocrazia europea. Si presentano, insistono molto sul loro ruolo di portatori di una cultura nobiliare sovranazionale, transnazionale, continentale. Addirittura nel caso dell'Orenese Jean Vigneron, che è un noto maestro di italiano e francese di Parigi della fine del Seicento, Jean Vigneron arriva a spacciarsi per italiano con lo pseudonimo di Sir Giovanni Veneroni, come si spaccia per gentiluomo fiorentino. Quanto Antonini, che ha insegnato prima di arrivare a Parigi in Inghilterra, nell'impero e in Olanda, mostra attraverso le dediche delle sue opere proprio l'estensione della rete delle sue relazioni. Dunque le prose e rime di Giovanni della Casa di cui cura l'edizione sono ad esempio dedicate al viceré d'Irlanda, la sua edizione di Trissino è dedicata ad un signore di Siegendorf, non lontano da Vienna. E l'edizione della Grammatica italiana all'usage des dames del 1731 è offerta ad una nobildonna inglese, Madame Knight. Ora, se questo grammatico salernitano è entrato in contatto nel corso della sua carriera con nobili di varie origini, non è solo grazie ai suoi spostamenti. Anche restando a Parigi, quotidianamente istruisce gentiluomini che provengono da tutte le regioni europee. Questo gruppo di maestri è un gruppo di attori di un sistema di scambi articolato, molto vasto, che fa parte
nelle più importanti città francesi, in particolare a Parigi, di quell'insieme di insegnanti cui gouverneur, che guidano i giovani titolati durante il tour, che Jean Boutier conosce molto bene, fanno appello per perfezionare la formazione dei loro pupilli. E il maestro di lingue, che è preoccupato di fornire ai gentiluomini la totalità delle discipline di cui hanno bisogno e di offrire tutti i servizi possibili, non limita la propria attività didattica alle lezioni frontali. Si tratta di persone che conoscono almeno due idiomi volgari e il latino e che dunque possono essere impiegate dai nobili forestieri come interpreti e soprattutto come guide in occasione delle loro visite. Così almeno due delle guide turistiche di Parigi più note della fine del XVII secolo sono scritte proprio da insegnanti di lingue straniere. In questi casi la rosa delle materie che entrano a far parte dei loro interessi si sposta anche nel campo della storia dell'arte e più in generale nell'ambito di quella che noi oggi definiremmo civiltà. Al gruppo degli insegnanti parigini di idiomi moderni appartiene Germain Brice, che nel 1184 stampa una description de la ville de Paris, una guida destinata a diventare molto celebre. Nell'avvertissement dell'edizione postuma del 1752, il suo biografo anonimo informa il lettore che Brice è stato maestro di francese e che per rispondere a tutte le curiosità dell'uditorio delle sue escursioni turistiche, l'autore sarebbe dedicato allo studio delle belle arti e avrebbe addirittura compiuto un viaggio in Italia per conoscere da vicino i monumenti dell'antichità. In un almanacco di Parigi scritto per gli stranieri di passaggio relativo all'anno 1692, Nicolas de Blegny annovera Brice tra gli insegnanti di storia, geografia e araldica. Dunque Brice rientra perfettamente in questo gruppo più o meno ben definito di poligrafi e maestri pluridisciplinari. Nel 1732 è Antonini che pubblica il Mémorial de Paris et de ses environs, un'altra guida. Nell'edizione del 1744, il testo sarà pubblicato almeno quattro volte fino alla metà degli anni, fino agli anni 50 del Settecento. Nella terza edizione del 1744 si segnalano tra i livres que Monsieur l'Abbé Antonini a fait imprimer quattro volumi consacrati alla vie des peintres, alla vita dei pittori, che sembrano non aver lasciato altra traccia. Alcide Bonnecasse, che ho già citato, scrive nel 64 un tableau de province de France, très utile et nécessaire, tant aux français qu'aux étrangers, e nel 72 ripubblica in pendant con la sua grammatica francese per stranieri un'altra guida, Le guide fidèle des étrangers dans le voyage de France, dedicato a Monsieur les étrangers e concepito per soddisfare, cito in italiano, alle insistenti preghiere dei suoi scolari. Un testo in cui si propone di dare le indicazioni necessarie per trarre il maggior beneficio possibile dalla pratica del Grand Tour, du Petit et du Grand Tour. Infine, un problema importante, secondo me, è quello della lingua di comunicazione di questi pedagoghi. È abbastanza scontato che nelle opere che pubblicano, soprattutto nelle grammatiche, utilizzino il francese, anche perché si tratta di una lingua che permette una circolazione europea degli scritti e quindi apre a questi scritti un mercato continentale. Ma nella pratica del loro mestiere di insegnanti e nel corso di carriere che li vedono spostarsi da una regione all'altra d'Europa, questi maestri devono affrontare un problema ben più concreto e immediato, cioè quello della lingua da utilizzare per la comunicazione di contenuti, che siano linguistici o no, a dei discenti, a dei nobili che non comprendono nessuna delle lingue volgari che utilizzano, che questi maestri insegnano.
In questi casi l'uso del latino è inevitabile. È dunque verosimile che i maestri di lingue incaricati di istruire i nobili che giungono a Parigi, soprattutto quelli che giungono dall'Europa centro-settentrionale, adoperino sistematicamente il latino. È certo che, almeno negli ultimi decenni del Seicento, la conoscenza del latino è considerata come indispensabile a questi maître per farsi comprendere dai gentiluomini. Lo testimonia ancora una volta il biografo anonimo di Roman Brice, sempre nell'Avertissement dell'edizione del 1752. Lo cito: coloro che l'hanno conosciuto, Brice, assicurano che conosceva perfettamente il latino, e si dice anche che, non comprendendo la lingua materna di molti degli stranieri che accompagnava a Parigi, era in latino che gli spiegava tutto ciò che vi era di notevole. Si serviva di questa lingua addirittura per far comprendere i principi, le regole del francese agli stranieri che volevano impararlo unicamente da lui. Dunque, al latino, che gioca un ruolo importante durante le lezioni frontali e nella pratica dell'insegnamento, i precettori di lingue fanno indirettamente appello anche nell'insegnamento grammaticale ed anche nella stesura delle loro grammatiche. Se queste grammatiche, che sono presenti sul mercato librario europeo, divengono strumenti di diffusione di un metodo di insegnamento che sorpassa i confini linguistici, è perché in qualche modo restano legate ai metodi tradizionali della didattica del latino, che è familiare a chiunque abbia seguito un curriculum scolastico, totalmente e parzialmente, e soprattutto indipendentemente dalle origini del pubblico a cui queste grammatiche sono rivolte. E ancora nel 1753, quindi piuttosto tardi, Antonini precisa nell'introduzione dei suoi principi della grammaire française che tutto l'apparato metodologico, lessicale, concettuale che deriva dalla didattica del latino deve essere mantenuto in ragione della sua universalità e della sua applicabilità a più lingue. Lo stesso fanno i suoi colleghi, su cui adesso non mi soffermo. È interessante constatare come Jean Vigneron, di cui ho già parlato, proprio per l'uso, forse l'abuso di queste categorie in rapporto al pubblico a cui avrebbe voluto rivolgere e vendere la sua grammatica, è costretto nelle parti preliminari ad inserire un'introduction à la langue italienne pour les dames et pour ceux qui ne savent pas le latin. Per concludere, i precettori di lingue della Parigi 600 e 700 che rimangono effettivamente sconosciuti, così come i loro colleghi che lavorano in altre aree europee, all'Europa dei savants, rappresentano non di meno un gruppo particolarmente interessante, un gruppo di mestiere, potremmo definire, nella storia intellettuale dell'Europa moderna. Fanno parte di un gruppo già relativamente ben definito, forse difficile da cogliere perché lontano dalle nostre categorie, ma meritano di essere studiati in rapporto al ruolo di primo piano che rivestono nell'educazione dell'elite e dell'educazione nobiliare, soprattutto in rapporto alla loro mobilità. Si tratta di individui che grazie alla loro mobilità favoriscono lo scambio e la diffusione di conoscenze su scala continentale. I pedagoghi studiati sono persone che riescono a sfruttare le proprie competenze multiple, pluridisciplinari, sfaccettate, articolate, e a farsene mediatori nei diversi contesti in cui via via si trovano ad operare. Sono stranieri poliglotti, sono professori, maestri itineranti della nobiltà, sono autori di manuali, di dizionari e di guide destinati a un mercato transnazionale, e dunque mi sembra che contribuiscano profondamente alla dinamica di un'Europa che potremmo definire un'Europa dei saperi in movimento. Grazie.
Grazie molto per questo intervento molto nuovo su una categoria molto sconosciuta di questi insegnanti di lingua, quindi non solo se sono precettori, insegnanti, quindi maestri, quindi lì siamo già, mettiamo già in discussione questa idea di precettori, quindi l'allarghiamo, ma comunque si vede che anche in questo gruppo che a priori è molto specializzato, infatti si tratta di, come per i precettori, di introdurre il giovane nobile a una cultura di corte molto ampia, molto larga e anche molto internazionale, perché si tratta di nobiltà europee.